Con Donata Rettore presentiamo un nuovo servizio tutto rinnovato dell'Università di Trieste. Siamo all'interno del nuovo ufficio orientamento dell'Università, che è situato appunto al piano terra, proprio all'ingresso proprio dell'edificio centrale. Allora, un edificio, un punto dove praticamente è quasi vitale per le persone dell'università che si approcciano, ma che vivono e che poi anche escono. Sì, questo luogo un po' di incontro è stato voluto fortemente dal rettore, proprio perché deve essere un po' il primo incontro con le matricole, quindi con tutti i nostri studenti, futuri studenti che si approcciano al mondo universitario, ma vuole anche essere un punto di dialogo con gli studenti che frequentano l'università. Molto spesso hanno bisogno di informazioni, molto spesso hanno bisogno ad esempio di sapere dove si trovano determinati servizi, hanno bisogno anche di ricevere materiale informativo su tutte le iniziative e gli eventi che facciamo in università. E ecco, quando parliamo di orientamento, qui oggi abbiamo parlato di orientamento in entrata, quindi di promozione dei nostri corsi ai futuri studenti, ma anche di orientamento in uscita e quindi di quello che è il job placement e l'inserimento nel mercato del lavoro. Ecco, questo punto qui di incontro vuole essere un punto in cui anche incontriamo le persone che vogliono raccogliere informazioni su che cosa fare dopo e quindi poi recarsi ad un altro nostro sportello che si trova nell'ala qui accanto a questo ufficio, dove potranno essere ricevuti, potranno avere informazioni su stage, su percorsi formativi anche post laurea. E quindi, diciamo, ecco proprio il cuore dell'orientamento: entrare, ma anche entrare condividendo quello che poi sarà lo sbocco futuro. Ecco, in un momento in cui internet, diciamo, un po' grosso modo cerca un po' di farlo da padrona, però l'apertura anche di una struttura come questa è anche per ricordarci che comunque il contatto umano e la persona fisica non sostituirà mai solo il web. La persona fisica ci deve essere. Parlavo l'altra settimana con un'azienda che mi diceva puoi utilizzare tutti i social, puoi utilizzare le migliori pagine internet, ma poi se non c'è il fattore H, che vuol dire human, non puoi avere successo. Ci deve essere sempre un punto in cui hai la possibilità di vedere qualcuno, di dialogare, ed è un punto di incontro. Ecco, quando si parla di dialogo non vuol dire solamente un dialogo dell'università allo studente, ma anche noi abbiamo sempre più bisogno di raccogliere informazioni anche dagli studenti che poi per noi possono rappresentare opportunità di crescita, di nuovi servizi, quindi anche noi abbiamo bisogno del fattore H, quindi delle cosiddette del contatto umano, insomma. Quindi il web ci supporta, ci aiuta al dialogo, però non è sufficiente. Con il rettore dell'Università di Trieste invece io riparto da una battuta che abbiamo fatto prima. È importante sì il web, ma ricordarsi anche del lato umano, no? Di avere la presenza fisica e di non trovare solo informazioni in internet, perché oggi si parla tanto di internet, però contatto umano serve. Certo, internet è il primo mezzo, no? Uno si presenta in internet, dà tutte le informazioni necessarie, però poi l'approfondimento dell'informazione deve essere comunque fatto in maniera un po' tradizionale. Lo sportello che abbiamo inaugurato oggi e che sarà operativo, anzi è già operativo da alcuni giorni, ne è proprio la prova vivente. Quindi noi contiamo molto e abbiamo puntato proprio a stabilire questo ufficio qui, che nel centro pulsante dell'università, conosciuta da tutti i triestini e non.